Il principe Harry e Meghan Markle saranno protetti da un anello d'acciaio durante la loro visita nel Regno Unito questa settimana. Il duca e la duchessa del Sussex, che vivono in California dopo aver lasciato i doveri reali, si sono recati in Gran Bretagna per svolgere impegni di beneficenza. Harry e Meghan usciranno oggi per il vertice One Young World a Manchester prima di partecipare ai Well Child Awards a Londra giovedì. Secondo quanto riferito, gli organizzatori dei due eventi per le associazioni di beneficenza giovanili operano sotto un anello d'acciaio. Le misure di sicurezza più rigorose sono state implementate per garantire l'incolumità della coppia. Il team di sicurezza e gli organizzatori di eventi dei Sussex dovrebbero proteggerli al vertice di One Young World di oggi. Una fonte della polizia di Greater Manchester ha detto al Sun che i suoi ufficiali non stavano fornendo una risorsa di polizia dedicata, con l'evento protetto privatamente. L'area che circonda la Bridgewater Hall da 2300 posti dovrebbe essere sgomberata 90 minuti prima della cerimonia di apertura. Nel frattempo, i dettagli sulla sede dei Well Child Awards sono stati condivisi solo con ospiti accreditati e fotografi confermati. Arriva quando Harry è coinvolto in una battaglia legale con il Ministero degli Interni per la decisione di non permettergli di pagare la protezione della polizia per se stesso e la sua famiglia quando si trova nel Regno Unito. Secondo quanto riferito, i Sussex riceveranno misure di sicurezza ad hoc durante la loro visita. Una fonte ha affermato: esiste disposizioni per la protezione degli individui su base ad hoc. Abbiamo visto quando Harry è arrivato per il giubileo che è stato pedinato dall'auto della regina con le guardie di sicurezza. Non c'è modo che qualcuno voglia lasciare che succeda qualcosa a nessuno dei due quando sono sul suolo del Regno Unito. E la coppia cadrà sotto la protezione della polizia reale durante il soggiorno nella loro ex casa Frogmore Cottage nella tenuta di Windsor.